Evaristo Beccalossi, l'uomo in più per lo scudetto nerazzurro. Il numero 10 dell'Inter, il giocatore decisivo, capace di capire prima di tutti dove tira il vento della gara. Il sinistro è il suo piede, più mezza punta che regista classico. Con il piede mancino dipinge dei piccoli capolavori balistici, ma è con il destro quello che servirebbe solo come semplice leva del suo genio, che Beccalossi disegna i destini del campionato. Succede nel derby d'andata del 28 ottobre 1979, con il Milan che sfoggia lo scudetto, ancora ignaro della sorte che lo attende. L'Inter passa in vantaggio con Beccalossi dopo un angolo battuto da Pasinato. È un gol da campione, certo, in questi casi i super pignoli vanno a cercare le colpe della difesa, ma non c'è dubbio che Beck abbia compiuto un piccolo capolavoro. Un piatto volante a beffare il biondo Buriani e a prendere in controtempo Albertosi. Un piatto rasoterra e fangoso la seconda volta, su cross di Muraro, a rendere ancora una volta vano il tuffo del portiere. Due tocchi ravvicinati del numero 10 nerazzurro, più simili a colpi di biliardo che a perentorie conclusioni a rete. Due gol in fotocopia, quasi da fermo, a sfruttare al massimo l'intuizione, quella che solo i geni del calcio hanno nelle loro corde e che Beccalossi possiede, gradito regalo di madre natura. Una qualità che gli consente di coltivare la genialità della giocata fiammante, soprattutto negli spazi stretti, dove il suo raffinato tocco di palla pare raggiungere vette altissime. Assist e gol, questi i frutti delle sue invenzioni a tutto campo. Non solo bello il Becca, con i suoi dribbling volanti e le sue invenzioni palla al piede, ma utile e tremendamente concreto, con i suoi lanci e le sue reti. Il popolo nerazzurro è tutto per lui, ammaliato da tanta grazia. Lo invoca, lo chiama a gran voce, si fida del suo sinistro. San Siro sembra quasi dimenticarsi degli altri. Non lo fa per cattiveria. È che quando c'è Beccalossi, tutto sembra possibile. Ha qualcosa di divino il riccioluto genio nerazzurro. Il pubblico interista lo sa e lo colloca nell'alto dei cieli. Una tifoseria che da tempo era in attesa di un nuovo idolo, possibilmente Mancino. Uno di quelli capace di accendere la fantasia e di suscitare emozioni come Mario Corso, non a caso ribattezzato il sinistro di Dio. Maglia numero 11 della grande Inter, ma di fatto 10 di quello squadrone che negli anni 60 si arrampica sul tetto del mondo. Un eroe nerazzurro, osannato meglio e di più di tutti gli altri, Mazzola compreso. Perché scatena la fantasia, perché suscita stupore, perché regala emozioni, proprio come fa adesso Beccalossi. Secondo alcuni interisti, Beccalossi, detto Beck, rappresenta il nuovo Corso, inteso come Mario. Beh, c'è da dire che in queste intuizioni si pecca di impazienza, anche se Beck, intendiamoci, coi piedini è proprio bravo. Il Becca come Mariolino, dunque. Un percorso parallelo che stuzzica la fantasia degli interisti rapiti dal genio del nuovo numero 10, che al pari di Corso conosce un destino azzurro e ingeneroso quanto assurdo. Una beffa per Beccalossi, l'unica macchia nel quadro di un artista vero del pallone, capace di strappare l'applauso convinto del pubblico, per un bis di emozioni che il suo sinistro non manca di regalare. La sua azione era sontuosa, ricca di movimenti ispirati, di battute fatate. Un poeta del calcio? Piuttosto un altro campione della lunga galleria di artisti che hanno reso l'Inter una squadra molto speciale, di poeti del pallone, di maghi. Quei giocatori, cioè, che più delle statistiche e delle classifiche, esaltano il calcio e lo affidano al ricordo che non muore di una favola bella.